Trovati al TG per sordi, Angelo Del Ticco aveva bevuto alcolici, in quel momento non era una persona lucida a causa dell'ingente quantità di alcol assunta. Lo ha detto l'avvocato Francesca Triaca, legale difensore dell'uomo accusato di omicidio volontario pluriaggravato della madre Marisa Tosoni, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in una villetta di Cetona nel Senese. Adesso stiamo aspettando i risultati degli esami ematici e tossicologici, prosegue l'avvocato, oltre alle conclusioni del medico legale per capire le cause del decesso. Sicuramente il mio assistito è molto provato. Tengo a precisare, ha aggiunto il difensore, che Del Ticco è stato collaborativo e già ieri ha risposto ricostruendo l'accaduto con gli inquirenti, ha concluso l'avvocato. Del Ticco adesso è detenuto nel carcere di Santo Spirito a Siena in attesa nelle prossime ore dell'interrogatorio di garanzia per la convalida del fermo. Fanno gli operai nel normale ciclo di produzione di una ditta che in Lunigiana si occupa di prodotti tipici locali, ma l'azienda li ha ingaggiati sulla base di un contratto di lavoro autonomo occasionale per attività di consulenza. Così la tenenza della Guardia di Finanza di Aulla, in provincia di Massa Carrara, ha rilevato in quell'impresa un metodo per eludere la normativa sul lavoro e ha constatato sanzioni che possono andare da 23.100 a 140.400 euro, oltre all'omesso versamento delle ritenute di acconto. 7 i lavoratori irregolari assunti trovati nella ditta. La scoperta delle irregolarità è stata fatta incrociando le banche dati. L'autopsia eseguita ieri dal medico legale Marco Di Paolo sul corpo della 32enne trovata morta domenica mattina nel bagno di un supermercato a Pisa ha stabilito che non ci sono traumatismi né evidenti segni di violenza, ma non ha ancora chiarito le cause del decesso per le quali è necessario attendere l'esito degli esami istologici e tossicologici effettuati sui tessuti. Non è ancora del tutto chiaro neppure per quanto tempo il corpo sia rimasto chiuso in bagno, anche se, secondo quanto appreso, il decesso risalirebbe a molto tempo prima dal ritrovamento da parte di una guardia giurata. Intervento di demolizione e smantellamento stamani di un campo nomadi non autorizzato nell'area artigianale di Ospedaletto in provincia di Pisa. Sul posto vigili urbani e ruspe delle ditte per abbattere le baracche. Lo smantellamento è scattato sulla base di un'ordinanza emessa per motivi igienico-sanitari e ambientali. E il 30 agosto scorso il comune l'ha notificata agli ultimi occupanti abusivi. La definitiva chiusura dell'insediamento di Via Maggiore di Oratoio pone fine al campo rom non autorizzato più grande della Toscana. Al momento dell'insediamento della giunta Conti di centrodestra c'erano circa 280 persone, per lo più di origine macedone. Un'evasione da 250.000 euro tra ricavi non dichiarati al fisco e costi indeducibili è quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Siena nei confronti di un produttore e commerciante di vino della Valdelsa. Nello specifico, le Fiamme Gialle, grazie all'accurata analisi della documentazione acquisita al controllo, hanno appurato l'errata rilevazione ai fini contabili di contributi comunitari percepiti dal produttore per interventi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Inoltre, i militari, a seguito della minuziosa ricostruzione del magazzino dell'impresa per determinare l'esatta giacenza dei prodotti in azienda, hanno potuto riscontrare l'omessa fatturazione in vendita di partite di vino sia sfuso che imbottigliato. È stato rapidamente svuotato di contenuti e link a siti pornografici il dominio web pistoia17.it, creato per Pistoia Capitale Italiana della Cultura nel 2017. Lo riferiscono fonti del Comune dopo che il 30 agosto scorso il senatore della Lega Manuel Vescovi aveva segnalato la questione impegnandosi a voler comprare il sito dalla società tedesca cui venne affidata a suo tempo la realizzazione e la gestione del sito stesso. Il comune di Pistoia si è comunque attivato attraverso il proprio ufficio legale ed ha formalmente segnalato la vicenda alla questura. Il dominio del sito, si spiega, era stato acquistato da una società tedesca e adesso è stato svuotato dai link pornografici e restituito al provider. Una multa di 200 euro per aver lasciato due pitbull adulti e due cuccioli di un mese circa chiusi in un furgone parcheggiato sotto il sole e senza un goccio d'acqua. Multato il proprietario, un italiano in transito a Livorno, che si era allontanato dopo aver posteggiato in piazza Mazzini. Una pattuglia della polizia municipale di passaggio si è accorta del problema e ha forzato il veicolo, salvando i cani. Il 47esimo campionato italiano di ciclismo su strada della ANCAM, l'Associazione Nazionale dei Circoli degli Autoferrotranvieri, ricorderà domenica 8 settembre la strage ferroviaria di Viareggio durante la corsa che si disputerà a Massarosa. La partenza è domenica alle 9.30, il raduno alle 7.30 e dopo un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del 29 giugno 2009 a Viareggio sarà dato il via. La corsa è su un percorso di 52 km con dislivello di 500 metri lungo la Freddana in direzione Lucca fino alla salita di Arsina e ritorno. E ora le previsioni meteo: domani sereno o poco nuvoloso, tendenza all'aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalle zone di nord-ovest, possibili locali deboli piogge sulle Apuane e Appennino settentrionale dal pomeriggio, venti deboli variabili, mari poco mossi, tendenza all'aumento a nord dell'Elba dal tardo pomeriggio. Temperature minime in calo sulle zone interne con valori inferiori a 15 gradi, massime stazionarie o in lieve aumento sulle zone interne con valori localmente anche superiori a 30 gradi. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.